gestione vicina alla diffusione e quindi con ridotte possibilità a disposizione della Regione, il 22 dicembre 2014, recante assestamento generale di bilancio 2014, ha recepito le osservazioni formulate in ordine all'entità del disavanzo 4 del 96 al nuovo sistema contabile armonizzato di cui al decreto legislativo 118 successivamente corretto. E quindi con il primo esercizio di adozione dei proposti di bilancio al mantenimento degli equilibri e sul settore sanitario. Prego. Grazie. Passo subito a illustrare molto rapidamente la gestione delle entrate. La gestione delle entrate, oggetto di questa parte del referto, è stata esaminata, così come esposta nel bilancio di previsione del Presidente Assestato, con i dati del rendiconto generale. L'analisi svolta ha evidenza negativa di 516 milioni rispetto al corrispondente stanziamento di previsione stimato per 1.780 milioni. Sotto questo profilo, nell'esercizio 2014, mentre le previsioni, così come gli accertamenti, sono aumentati rispettivamente dell'8,53% e dell'8,15%, rispetto a una diminuzione pari al meno 6,61%. Oltre alla notevole rigidità della manovra di politica fiscale regionale, in massima parte legata all'andamento corrispondono ad euro 593 milioni. Le restanti entrate vincolate appartengono prevalentemente. Nel 2014 la Regione ha potuto pertanto disporre sul totale complessivo delle entrate del 41,66% di esse, cioè nel 2013 in cui la percentuale disponibile si attestava al 55,87%. A ciò si deve, non essendo gravate da vincoli, sono liberamente utilizzabili per interventi di programmazione specialmente individuabili. Per... Occorre riguardo evidenziare che i limiti totali da riportare nell'esercizio 2015 risultano. Per quanto riguarda invece le spese, il sistema di classificazione delle voci in uscita del bilancio regionale dell'esercizio 2014 non ha subito modifiche rispetto al precedente esercizio. Usate del 16,34% rispetto al 2012 del 12,10%, mentre i pagamenti dello stesso titolo sono aumentati del 2,9% rispetto al 2013 e diminuiti del 2,7% rispetto al 2012. Anche gli spesi. Anch'esso rileva un andamento crescente degli impegni rispetto allo stato di avanzamento dei programmi e dei progetti nei diversi settori dell'azione amministrativa, soprattutto per quanto riguarda le spese di investimento, nonché di operare un effettivo apprezzamento degli andamenti della gestione.